regole, affidamenti ai privati, riduzione degli investimenti, oltre all'allarme sicurezza per operatori e passeggeri. Sono alcune delle molte criticità del trasporto pubblico locale, un settore colpito negli anni da tagli alle risorse che hanno anche finito per allargare il divario tra Mezzogiorno e il resto del paese. Tutti temi al centro del Consiglio nazionale della FAISA-CISAL, riunito a Roma, e rimarcati dal segretario generale Mauro Mongelli. Regole, investimenti, risorse e sicurezza sono i capisaldi che saranno affrontati nel corso di questo Consiglio nazionale. Noi dobbiamo attribuire tutele sociali a questo settore nella fase di attribuzione dei servizi, ma in generale in caso di passaggi di servizi da un'azienda all'altra. Gli investimenti, come è noto, dividono il paese. Viaggiare nel sud Italia è sicuramente diverso che viaggiare in un'altra parte d'Italia. È un paese fintamente unito sotto l'aspetto infrastrutturale. Tutto questo è legato alla necessità pertanto di investimenti, che in questo momento può cogliere un'opportunità, un'occasione, che è quella del New Green Deal, che attribuirebbe al trasporto una caratteristica di sostenibilità. Per poter fare questo è necessario avere anche delle risorse, risorse che in questo momento vengono messe in discussione dalle politiche di governo. Risorse che metterebbero in discussione anche i rapporti collettivi nazionali, che da questo momento si inizierà a dibattere con le parti datoriali, che per ovvie ragioni antepongono i problemi in termini di risorse. Particolarmente sentito dai lavoratori il problema della sicurezza, un vero e proprio allarme che lancia la FAISA chiedendo un intervento incisivo del governo. Non può passare il concetto che un trasporto, sia esso trasporto pubblico locale, sia esso ferroviario, o una stazione, o un luogo in cui un viaggiatore deve salire su un treno, possa essere un presidio non sicuro. Dobbiamo riattribuire la sicurezza necessaria non solo a chi viaggia, soprattutto agli operatori. In questo periodo giornalmente assistiamo a notizie di cronaca dove o un autista o un capotreno o un addetto di stazione viene letteralmente pestato. Ci sono dei passaggi che sono stati fatti con la commissione di garanzia, con il Ministero degli Interni, ma è ancora insufficiente. È necessario l'intervento anche del Ministero degli Interni. Non solo, servirà un impianto legislativo che consenta di poter intanto riconoscere il problema e affrontarlo in maniera definitiva.